Ciao amiche e ciao amici, qual è il linguaggio del corpo femminile nel corteggiamento e nella seduzione? Le donne possono usare il loro corpo per corteggiare, per sedurre in modo indiretto, perché è la seduzione migliore, quella che può mettere in atto una donna, non è quella diretta, ma è quella indiretta, che vuol dire lanciare degli stimoli per coinvolgere, per sedurre. E il linguaggio del corpo è il metodo migliore, perché è il metodo più indiretto, più analogico che esiste. E deve essere fatto bene, però, quindi alcune donne naturalmente riescono a mettere in atto un linguaggio del corpo, diciamo, naturalmente seduttivo. Bisogna prendere atto di alcuni principi di base ed è comunque abbastanza semplice. Ad esempio, una donna se vuole mandare interesse verso un uomo, se è seduta, ad esempio, in qualche modo, ad esempio in un bar, in un salotto, da qualche parte, se deve fare alcune cose particolari, deve accavallare la gamba verso l'uomo in modo tale che il suo piede punti verso l'uomo e ci sia apertura da questa parte. Quando la gamba è accavallata in questo senso, esclude tutta l'altra parte, diciamo così, del pubblico, delle situazioni e rivolge l'attenzione verso questa persona. Il maschio recepisce questo come lo recepisce a livello emotivo, lo recepisce a livello subliminale come un segnale, un indicatore di interesse, a meno che non sia in grado di decodificarlo. Quello che deve fare poi spesso la donna è accarezzarsi i capelli scoprendo l'orecchio. Perché questo è un altro segnale che comunica, diciamo così, a livello subliminale. L'orecchio è collegato, non so perché se dentro ci sono le trombe di Fallopio o quello che è, comunque è collegato alla sfera sessuale. Quindi promuovere l'orecchio significa emotivamente promuovere la sfera sessuale, quindi non a livello logico. Lui quindi non potrà mai fare il ragionamento, questa è una che ci sta per dire, ma a livello emotivo, la sua parte emotiva. È come se venisse lanciato alla parte emotiva un segnale di natura sessuale e quindi la parte emotiva trova tutto questo molto interessante perché la sessualità fa comunque rima con emotività, dà comunque emozione, insomma. E quindi questo è il secondo segnale. Un'altra cosa che una donna può fare quando parla, ad esempio, è scoprire i polsi, perché scoprire i polsi in questo modo significa sono disponibile anche da un punto di vista erotico, da un punto di vista sessuale. Se riesce, magari mettendosi in una posizione così, a massaggiarsi i polsi in questo modo, in modo tale che il maschio possa guardare. Un altro forte segnale di richiamo che una donna può utilizzare. I piedi vanno puntati nella direzione del maschio e se c'è la possibilità, ogni tanto bisognerebbe, diciamo, giocare con la scarpa e quindi infilare e sfilare il piede un po' dentro la scarpa oppure passarsi la mano sul piede e accarezzarlo, perché piede e scarpa rappresentano il perfetto accoppiamento, il simbolo dell'accoppiamento. Quindi passare la mano sopra in questo caso serve soltanto a portare l'attenzione su quella zona, quindi un altro forte stimolo di natura sessuale. Il tutto va fatto, diciamo, la donna deve farlo mantenendo una scioltezza, una naturalezza, non deve, perché se sembra qualcosa di artificiale, di artificioso, di studiato, perde molto. Quindi va fatto con estrema naturalezza. E tutti questi segnali servono, diciamo così, a corteggiare analogicamente l'uomo, generargli degli stimoli e facilitare il fatto che lui ti trovi interessante, ti trovi attraente e cerchi poi in qualche modo di approfondire la conoscenza. È lui che deve manifestarsi poi a livello verbale, a livello logico e corteggiarti. Tu però in questo modo hai dato dei grossi segnali che gli permettono come dire, di coinvolgere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, metti sotto un mi piace e mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!